si è parlato dei lavori all'aeroporto d'Abruzzo, lavori portati a termine per quanto riguarda la pista, lavori che ci saranno per quanto riguarda la parte interna dell'aeroporto, una struttura importante a livello italiano. Sì, una struttura importante che si colloca in un percorso di riammodernamento delle infrastrutture aeroportuali, sia per le attività aviatorie funzionali all'aviazione, quindi la pista, l'allungamento della pista, i piazzali, ma anche come comfort per i passeggeri. È in previsione il rifacimento completo dell'aerostazione per renderla più moderna e più confortevole per gli utenti che la attraversano nella giornata. Devo dire che questo tipo di infrastrutture sviluppate in questo contesto ci fanno ben sperare per una crescita del traffico che porti a un ulteriore sviluppo dell'infrastruttura stessa. Il stesso progetto di allungamento della pista di soli 300 metri darà sicuramente un impulso allo sviluppo dell'attività aeroportuale, perché consentirà a macchine di maggior peso e quindi con possibilità di portare maggior passeggeri di atterrare sull'aeroporto. L'obiettivo della Saga, dichiarato anche questa mattina, è quello di avvicinarsi a quota 1 milione di passeggeri. Secondo lei un obiettivo raggiungibile? L'obiettivo è sicuramente ambizioso, ci vorrà qualche anno per raggiungerlo sicuramente, non si riesce a raggiungerlo in pochi mesi evidentemente, però le basi per poterlo fare ci sono, questo non c'è dubbio. Non dimentichiamoci che già l'aeroporto anni fa aveva un collegamento intercontinentale, che non vedo perché non possa continuare ad attrarre questo tipo di investimenti una volta che la pista sarà allungata.